Bravo, è giusto così. Buonasera, buonasera. Come va? No, torniamo un attimo alla base. Aspettiamo qualche munitino, magari si collegano. E poi proseguiamo. Ho scoperto cose. Che ho un'occhiata. Gliel'ho data ad alcune cose. Però vabbè. Cosa? No, è attivo. C'è l'altro bianco qui. Devono essere due luci. No, perché magari in questo momento. Pronto? Ok. Sì, vabbè, Quanto è all'impossibile. grave? 26. Fuori 28, per questo non si sente. E quanto devo mettere? Di 26 hai 4? messo? È 26. Fai 25, almeno senti. 25, top. No, si sforza Sì, comunque. sì, sì. Sì, tutto ok, Edo, tutto ok. Stavo un attimo regolando il condizionatore. Che mi racconti di bello? Com'è andata oggi? Allora, oggi facciamo un po' di. Come ormai si è intuito nel mio modo di approccio a questi tipi di giochi, ai Souls-like, è completarli. Completarli vuol dire non solo apprezzare la lore e tutto il resto, ma anche cercare di completare le zone. Visto che qui c'è anche una sorta di percentuale, che ancora non ho proprio ben capito se è in base all'esplorazione materiale, quindi dei passi che vado a fare sulla zona, o comprenda effettivamente gli oggetti raccolti. Bene di pa. Ah, bene, bene, bene. Dove va di bello? Si fa le vacanze. Buono, buono, sono contento. Beato lei, io dovrò aspettare almeno agosto. Ma ti seguirò anche in vacanza. Grazie. Lo apprezzo, lo apprezzo. Commosso. Bella l'isola dell'Alba, bella. Lo apprezzo, lo apprezzo. Io dovrò aspettare agosto almeno. Cioè, il mese d'agosto sarà il mio mese di vacanza. Però vabbè. Non penso di partire quest'anno, anche perché devo fare le vaccinazioni e tutto, quindi poi quello. Miglior arma, ok. Allora, non potevamo migliorare granché. Però adesso voglio fare un po' di drop rate. Perché ho scoperto, io mi sono guardato qualcosina semplicemente appunto per fare il collezionista, il completista del gioco, che come si chiama? Il nostro Hermes ha proprio uno dei doni che appunto favorisce il drop rate. Molto importante perché adesso vorrei utilizzare un po' gli altri doni da padroneggiare e poter ampliare la scelta per il nostro personaggio, mantenendo sempre comunque uno stile tendente al veloce e magari anche esplorando la nuova zona o magari andando con lui. Dopo vorrei provare ad andare nella zona che mi porta lui. Magari riusciamo a sbloccare anche qualche altro codice. Perché come abbiamo visto negli ultimi giorni, comunque abbiamo la possibilità di ottenere i ricordi tramite le vestigia che sbloccano i doni. Quindi esplorare aiuta anche per quello. Sono molto curioso. Ricompaiono, ecco, vedi, questo è molto importante. Li polverizzi, ricompaiono a caccia di sangue. Praticamente spiega il sistema del vischio, quindi che respawnano i nemici. Tra l'altro in toto non sembra funzionare al Dark Souls 2, che dopo un tot di incontri scompaiono definitivamente. Quindi boh. Per ora sembra che abbiano spawn infinito, quindi più come l'1 e il 3. Ma va bene. Allora, signorina, per ora tutta waifu, non ci serve. Cocco neanche. Luis si starà facendo i cacchi suoi. Lì in mezzo ai libri. Bravo, così si fa. Allora. Fammi vedere un attimo una roba. Perché un dono dell'Hermes. Vediamo un attimo. Mercurio. No, Hermes. Allora. Luce fluttuante, curatel. No, riduce la concentrazione, aumenta la probabilità di ottenere oggetti dai nemici sconfitti. È carente, quindi bisogna sbloccarlo con una vestigio. Cacchio. Bisogna vedere se lo riusciamo a trovare in giro. Ah, sarà un po' tosto. Va bene, allora, ritorniamo nella zona di prima. Ah, però.
Oh, cacchio. Allora, torniamo nella zona di prima ed esploriamo meglio. Poi piuttosto andiamo con il tizio della moto, che non so onestamente dove ci porta o altre robe. Vediamo un attimino comunque. Allora, arrivano le notifiche, perché mi sa che la gente non si collega, forse perché non arriva la notifica, vabbè, tanto siamo qua. Allora, perché la mia foschia mi sa che è in mezzo lì al combattimento, al boss. Tu stai buono lì perché giochi da PC, no no no, da Play, da Play. Forse l'avevo detto anche l'altro giorno, vabbè, no no, da PlayStation, sì. Ok, allora. Beh, allora riesploriamo la zona. Vorrei ottenere anche qualche arma nuova, onestamente, eh. Vedere se riesco a trovare qualcosa. Ok. Riniziamo a combattere. Cacchio, se siete tossi voi, eh. Adesso ho visto. Ci esploriamo per bene questa zona, anche perché qui la mappatura non c'è. La prima si schifi che. Bello sto attacco in salto, mi è piaciuto. Vieni via. Ok. Cacchio, siete in due. L'ho visto adesso. Però è lento a cambiare arma, eh. Adesso l'ho notato. Mi ha preso. Cacchio, è vero che quella è tipo ira degli dei. Devo usarla da vicino. Ma stavo facendo il backstab. Dai, avevo schivato. Mi sento un po' più resistente come PG, eh. Prima subivo un po' più di danni. Ok, tu muori. Mi curo. Magari. Ok, perde l'equilibrio. Bene, bene, bene. Loro sono molto interessanti, però purtroppo niente drop. Però abbiamo già ottenuto 1500, quindi già la cosa è diversa. Questo ha droppato. Scheggia perduta. Li ho mai letti questi oggetti? Non ci ho mai fatto caso. Scheggia, scheggia, scheggia. Ah, frammento di. Ah, sono quelli per ottenere direttamente un tot. Ok, no, vabbè, però non ci serve. Tu che fai? Guardi? Eh? Ah, perfetto. Ok, oggettino. Chi c'è? Oh, cacchio, c'era qualcuno alle mie spalle, non lo sapevo. Scusami, perdonami. Ok, via. E meno male che tra l'altro ho pure potenziato le cure. Ok, droppami l'arma. Baionetta dei corrotti, ma no. Su qui droppa solo questa, allora. Ok. Purtroppo bisogna effettivamente esplorare bene perché per sbloccare lo. Oh, cacchio, sono messo molto male. Mi devo un attimo riabituare, eh. Ok. Ah, mi ha preso prima lui. È stato un bello scontro, però, bello. Ok. Siamo qua, siamo qua. Ok, allora torniamo su. Eh sì, perché devo ancora utilizzare quella col R2 triangolo. Tra l'altro costa 6, madonna. Per padroneggiarla. Quindi adesso facciamo anche un po' di completismo da quel punto di vista. Faremo padroneggiamento di doni, li utilizzeremo. Non so se devo farla effettivamente fuori con il dono. Vabbè, proviamo così. Cacchio, è ancora vivo, dai, veramente. Non c'ha niente. Bam. Non so se effettivamente. Ora padroneggi impatto sanguinolento. Ok, forse vanno uccisi con quello. Va bene.
Siamo Sigma, io lo so. Ok, usiamo Berserker. Usiamo Berserker. Ok. Vabbè, questo toglio che non ci serve. In realtà potrei utilizzare tutte le fuschie, perché comunque 33% sono 3.000. 3.300. 3x3, 9. Sono oltre 4.000, quasi 5.000 in totale. Insomma, pensavo di più. Allora, vediamo cosa possiamo usare qui da. Dice semplicemente danni subiti tessendo la barriera attorno al sangue. Questo è interessante. Questa è di combinazione? No. Ok. Va bene, allora proviamo un attimo. Ok. È che purtroppo in realtà questi dovrei affrontarli forse con delle armi pesanti. Potrebbero essere più incisive. Aia. Belli sì, i combattimenti però mi piace. Materiali del vecchio mondo. Non so se avevamo avuto occasione di vederlo già in passato. Attivatore usato per risvegliare abilità dormienti di un codice sanguigno, cioè. Non ho ancora capito come funziona. Ah, utilizzati come valuta di scambio. Ah, ok, sono passivi, diciamo. Ok, cambiamo la baionetta un attimo. Proviamo la. La Svenander no, troppo lenta. Però cosa abbiamo di buono? La bardica più uno non possiamo usarla. Il martello della schiavitù qual è? Insomma. Beh, lentissimo no. Pensavo meglio. Però la bardica dei corrotti in confronto. Beh, c'ho l'alabarda del tramonto. Ehi, bella! Ok. Let them fight. Buono, aspetta che c'è il compare qua. Ok, dai. Aia, cacchio, quello lì che spara è parecchio fastidioso. Ma scusa, ma io non ne ho 5 di cure, perché me ne trovo sempre 3? Le uso così spesso? Ah, cavoli se ti faccio male, eh. Però sei forte anche tu. Questo bisogna prenderlo in anticipo, perché sennò ci apre. Un nemico del genere, eh. Mamma mia, è fortissimo. Oh, bella questa arma qua così. Ah, figurati, figurati. Tanto sono qua. Non ti preoccupare. No. Tanto l'importante è guardarsi la live, non c'è bisogno di scrivere ogni secondo, nel senso se ti assenti vai tranquillo, figurati, non devi giustificarti, ecco. Lo apprezzo tanto per cordialità, ma vai tranquillo. Allora, acquisisce eredità duoni. Cerchiamo di completare quello che abbiamo, perché possono essere utili, perché dobbiamo padroneggiarli. C'è una barriera temporanea che aumenta la resistenza al sangue. Mi interessa. Ah, quello del Ranger, questo devo fare. Scopri se ci sono oggetti non raccolti entro un certo raggio. Però è passivo. Ah no, è attivo, lo devi usare tu. Consumo di vigore durante la guardia mentre si è concentrati un po' inutile. Occultisco, l'ho preso subito. Aumenta immediatamente resistenza e sbilanciamenti. Riduce temporanea. Più facile sbilanciare. Ah, questo è carino. Aumenta l'equilibrio. Beh, passivo. Thunderman, che bere. Vediamo un attimo. Danneggio nemico con un'arma. La tua attuale arma e quella del tuo compagno infliggono temporaneamente danni da fuoco aggiuntivi? Voglio provarlo.
Va figo. E le altre dobbiamo comunque trovarle. Sto schivando. Si può prendere. Spara un dardo incendiario al bersaglio. Ecco, questo lo volevo già. Sì. Voglio provare le robe. Voglio provare. L'arma attuale è temporaneamente in grado di rallentare i nemici. Ni. Riduce il costo di iniquere degli attacchi con arma mentre si è concentrati. No, perché concentrati alla fine è basato tanto sulla schivata. Ma noi li uccidiamo prima. Cioè, nel senso, non devo aspettare di schivare per far fuori un nemico. Sennò rischio troppo. Mentre resistenza al veleno, queste qua sono appunto le robe di. Di Mercurio sono quelle difensive. Sì, mi interessano meno. Mi interessa già di più. Crea una sfera luminosa ai tuoi piedi. Ma per fare cosa? Sono stordimento no. Spara un dardo giri dal bersaglio. Ah sì, proviamo. Il resto va in livelli ovviamente. Tanto adesso farmeremo un bel po'. Ok, let them fight. Allora. Specchele. Sì, figurati, sono qua. Allora, vediamo un attimo. Ok. Quindi. Comunque, questi ce li abbiamo già. Ranger, dobbiamo fare quella del veleno. Perfetto. Proviamo. Eccoti. Ci sono. Sì. Siamo qua. Abbiamo un po' meno vita, però adesso abbiamo l'arma del veleno, che potrebbe essere utile contro il boss. Quindi è per quello anche che voglio provare queste cose. Che se consumo un bel po'. Però adesso ci miglioriamo. Il veleno entra subito, a quanto pare. Adesso dovrebbe. Fa malissimo, eh. Direi che è buona anche l'arma, però, eh. L'arma non è niente male, però mi piace l'alabarda. Di solito non le uso. Guarda come entra di prepotenza il veleno. Oh cacchio, qua ho sbagliato io. Ah, stamina, stamina. Ah, ok, è finito il veleno. Va bene. Però. Che belli i gemellini. Ve la fate buffare o. No, eh. Vabbè, allora tu. Oh cacchio. Ah, non l'ho visto che stava caricando l'attacco. Oh, ok, buono. Buono. Marchio velenoso. L'abbiamo appena padroneggiato. L'ideale, devo dire, mi piace. È molto forte. Allora, poi cosa avevamo fatto? Aspetta, che mi. Sono un pelo perso. Allora, questi qua. Ah, ecco. Abbiamo l'arma infuocata. Ok. Questo l'abbiamo padroneggiati tutti. Manca solo l'arma infuocata sostanzialmente. Ok. Oggettino che è una scheggia perduta. Dopo li usiamo, dai. Sì? Bravo. Bravi. 3003, io salirei anche di livello. E magari usiamo anche le fuschie, dai. Tanto già sta zona qui è bella corposa come fuschia, quindi si livella che è un piacere. Ah. Quindi facciamo. Vediamo se me le fa usare tutti in gruppo. Allora, sì, ottimo. Molto, molto bene. Ok, dai, così va bene. Perché tanto bene o male non avrei comprato altri duoni, eh. Perché tanto questi qua non mi servono. Io volevo quello del drop rate. Ma niente. Questo addirittura 6.400. E ovviamente la difesa dell'arma contro gli attacchi è un po' inutile. No, qua dobbiamo solo esplorare allora. Va bene. Sono contento, sono contento.
Stiamo facendo delle robe molto molto belle. Adesso potenziamo questo. Sbilanciamenti non mi serve, niente, probabilmente è più facile sbilanciare i nemici con l'arma che usi. Questo lo voglio provare. Dopo questo lo proviamo. Abbiamo anche scatti davanti e sferi un attacco potente dall'alto. Sì, dai, proviamo. Con spada a due mani o martello. Beh, l'alabarda teoricamente è un'arma a due mani. E poi saliamo, dai. Sì. Vai così. Vai così, mi sta piacendo, mi sta piacendo. Ok. Apro. No, l'arma sono obbligato a tenere, non posso togliere dall'equipaggiamento. Ah, questa è una roba diversa. Non pensavo tu sia obbligato a tenere l'arma. Infatti, è un po' più lento. Bello il buff di fuoco, mi piace. Andiamo. Ah, adesso li senti, cacchio però. Che onda d'urto c'ha? È un'onda d'urto molto forte. Ma adesso mi sta venendo il dubbio, ma la live si vede o che? Che mi sta facendo venire il dubbio il fatto che non si colleghino. Però vabbè. Magari non fa arrivare le notifiche, boh. Strano. Senso, sono tutti qua. E mettiamo tutto. Non c'è neanche il backstab perché voglio dilaniarti. Ok. Si vede, ok. No, perché boh, mi fa strano. No, non per qualcosa, non che mi aspetto ormai il boato, però magari non fa arrivare le notifiche di Twitch perché so che c'è questo problema abbastanza conclamato, no? Ho l'esperienza ormai da diverso tempo, so che è una cosa normale, diciamo. È che sto prendendo anche la mano con l'alabarda, perché metti caso che la potenzio. Tu sei troppo aggressivo. Dammi un attimo. Grazie. Beh, fa perdere l'equilibrio, eh. Poi dopo useremo anche l'altro dono, quello che farà perdere equilibrio facilmente. Belli però i colori così mi piacciono. Graficamente ha tanto da dire. È proprio bellino graficamente. Quello cadrà sempre così. Che simpatico. Oh cacchio. Mi sono dimenticato che c'è anche l'altro. E vieni allora. Adesso ero preparato, però cacchio. No. Troppo forte. Questo con le armi ravvicinate ti apre. Ma come mai? Boh. Troppo forte sto nemico, veramente forte. Guarda, l'alabarda non mi ci trovo. Cioè, mi ci trovo bene, eh. Spadone della distituzione, però è lento. Spada larga dei corrotti. Alla fine è la stessa cosa dell'altra. No, è più pesante. Proviamo un po' le varie armi. Metti caso che troviamo qualcosa di buono nuovo. Beh, sicuramente più leggera, quindi mi aiuta. Bello l'effetto di fuoco, cavolo che bello. Li puoi attaccare anche mentre sono a terra. Buono. Dopo il backstab è utile. 500 vale. Bello che cambia. Che c'ha un doppio attacco in corsa. Non è solo un attacco, fa anche una sorta di piccola combo. Bella cosa. Ok, no, non ci mette neanche tanto a incantarla. Niente male il suo buff. Niente male.
Mi sta dando soddisfazioni. Ok, vai. Perfetto. Belli vederli bruciare. Cioè, senti proprio che gli fai danno. Tu, cali giù. Vieni. Aspetta, questo lo attendo qua perché guarda. Ah, maledetto. E muori. Sicuro. Ok, ce la facciamo, eh. Le armi sono... sono veramente belle da provare. Stanno dando una soddisfazione sia nel moveset sia per come ci trovo nel, nel gameplay proprio. Ah, cacchio. Sono più veloce io. Guarda quanto, quanto mi toglie. Ok. Ok. Tanto di altro non credo appunto di prendere, perché bene o male sono bloccati. Ok, bloccati. Perfetto. Adesso voglio cambiare ulteriormente. Riprovo la Zwein Under. La voglio fare di fuoco. Beh, ovviamente il peso è quello che è. Ok. Ma stiamo provando robe interessanti. Dopo proverò ad andare nella zona del tizio con la moto. A questo punto. Perché in realtà voglio esplorare bene questa zona. Però appunto voglio variare. Ok, va bene. Danno sicuramente è di un altro tipo così. Però è molto comodo il fatto che ti fa fare buff di fuoco più potenziamento. Doppia. Cioè, è sia il buff di fuoco che l'altro buff che potenzia proprio gli attacchi. È molto utile. Stavolta vado one shottato. Magari debole al fuoco. Non ho pensato bene alle debolezze elementali per ora. Dai, fa il doppio colpo. Cos'è? Ok. La Bardic la posso usare. Però com'è come moveset? No, non è quella la Bard. Ok. Allora proviamo. Visto che ce l'ho più uno. Allora fammi un attimo ricontrollare che metti caso che sbaglio. Questo era per i danni, no? Mentre la potenza d'attacco. Ok. È anche veloce. Buono. Bisogna esagerare comunque. Bel nemico che sei. Dammi questo. Dammi less. Oh,
Va bene, Edo, buona serata, grazie di essere passato. Buonanotte. Ehi, subito tu, mamma mia, fastidioso che sei. Ah, però sciotto. Grazie a te, grazie a te. Buona giornata per domani. Ok. Ah. Boh, bello che puoi usarne uno dopo l'altro, ottimo. Questa cosa mi piace veramente tanto. Vorrei andare. Allora. Niente, non mi fanno vedere le zone. Vabbè, allora vado via. Volevo andare di là dove c'era quello lì. Non ci sono mai andato. Adesso torniamo un attimo alla base. Voglio provare un attimo una roba. Ok. Bravo. Sì, però a rigore non vale. Ho capito, poi appunto non vale. Cioè, non ha senso. Ah, bene. Ah, eccola la signorina. Allora, miglioro. Allora, vedo che visto che mi. Ah, non posso. Sono all'alabarda. È arrivato un po' tardi, signor Victor. Io attendo. Ho già fatto il boss. Ho esplorato nuove zone. Ormai basta. Siamo verso la fine. No, non è vero, non è vero. Sto farmando, sto facendo il completismo. Ma no, ma si figuri, sto scherzando. No, più che altro, visto che non passava nessuno, mi stavo preoccupando per il solito problema di Twitch delle notifiche. È passato solo Edoardo, praticamente. Quindi. Ho detto, magari non si vede la live, non lo so, mi faccio sempre problemi perché sono fatto così. Allora, perché non posso scattare nella base? Ma che fastidio. Ah, te è arrivato, ok. Allora, magari gli altri giustamente oggi hanno da fare, va bene, va bene. Volevo dire che comunque il link di Simlabs è stato ripristinato. C'è PayPal, se volete. Era giusto per dirlo perché effettivamente ieri qualcuno me l'ha chiesta. Senza suonare, però è arrivato. Ok. Ma quello un po' sempre. Quello penso sia in base a come imposti tu le notifiche, eh? Perché teoricamente puoi impostare che non suoni esclusivamente la notifica di Twitch piuttosto che di un'altra app, eh? Teoricamente. Mi stavo di. Ah, in genere suono. Ok. Allora sarà che magari stasera non gira bene. E oggi mi viene contro. Va bene, dai, lo apprezzo. Lo apprezzo. Va bene uguale, dai. E quindi appunto il link di Simlabs è attivo perché comunque bastava cambiare il nome. In realtà non era abilitato perché era con il nome vecchio del canale. Adesso l'ho messo a posto e funziona. Abilitate le donazioni tramite PayPal, che è anche più comodo per tutti, da quello che so. E adesso continuiamo un pelo a farmare e a fare completismo. Infatti adesso sta zona dovremo sviscerarlo un po'. Ho cambiato arma, ho cambiato setting perché sto appunto facendo le altre cose, sto padroneggiando i doni mancanti. E adesso andiamo avanti di qua. Tra l'altro è una zona parecchio tosta in realtà, quindi ci vuole proprio un bel po'. Ma sono contento perché è bella, quindi va bene. Con aggressività. Guarda che bellezza, fagli perdere equilibrio, maledetto te. A quando Mortal Kombat è uno di sti giorni, perché se adesso continuo coso, continuo Code Vein anche per la live, perché mi devo mettere comunque a installare tutta la roba nuova, non so quanto spazio devo vedere un attimo. No, più che altro è proprio per non iniziare 50 giochi diversi, oh mio Dio.
Dove sono caduto? No, non volevo. No, siamo in quella di ieri, quella dove c'è il boss. Solo che la sto facendo a ritroso per farmare. No, l'ho fatto. Ah. È mimetico. Ok, a quanto pare sono caduto, quindi esploriamo di qua. Non lo so, in realtà volevo fare con calma. Ma mi hanno spinto. Eccolo lì, il signorino che dicevo prima. Ok, molto bene. Buongiorno. Tu mi droppi la baionetta? Magari. Perché, meno male, il drop dei nemici per ora. Vabbè, è quello, ma perché anche è il tipo di arma che usano, quindi va bene. La varietà sta anche tanto su quello che usano, quindi ci sta onestamente. Qua siamo in un pezzo nuovo. Siamo sempre lì, però è un pezzo relativamente nuovo. Oddio, sento suoni, però. Vabbè, tu vai giù. No, tu sei il più forte di tutti. No, cavolo. Lui è il peggiore, ragazzi. Oh, però l'ho one shottato, buono. La cosa di fuoco funziona da Dio. Quindi, a parte il fatto che mi devo mettere a installare tutto, voglio cercare di darmi una quadra anche sulle live, perché sennò non finiamo. Infatti, adesso, tra il farmare tutto, voglio provare anche un'altra roba nuova. Quello del tizio della moto, provare ad andare con lui, perché lui dice io ti posso accompagnare in un'altra zona e ci voglio andare. Voglio vedere che zona sia, che cosa cambia, eccetera. E poi dobbiamo comunque affrontare il boss. Però il boss a sto punto, visto come è fatto, mi piacerebbe farlo in compagnia, perché è proprio un boss da fare in compagnia, cioè avendo quella meccanica da minion, secondo me rende molto bene. Ah, guarda che esseri brutti che siete. Se sono buono, eh. Siete brutti perché siete caratteristici, però. C'è l'attacco in salto? Ui, ha voglia se c'è. Alla God of War proprio. Muori. Ah, questi magari sono più resistenti al fuoco, beh, giustamente. I corrotti. Oh, cacchio. Beh, questi sono più resistenti al fuoco per ovvi motivi. Gli altri sono più deboli. Eccoci qua, però bella quest'arma, l'alabardica mi piace molto da usare. Anche l'alabarda, ti devo dire. Anzi, aspetta, ma scusa, non avevo potenziato infatti l'alabarda? Ma dai, l'avevo potenziata. Ah, però è più lenta. Però ha più danno, perché in realtà questa fa perdere l'equilibrio. Ok. Allora, ritornando a ritroso. Allora, quel pezzo l'abbiamo già visto. Lì devo ritornare, perché lì c'è quel vischio. Quel vischio lì va attivato. Perché è lì che dobbiamo arrivare. Nel senso, per purificare la zona, per mapparla completamente. Ci sono veramente tanti nemici. Stai zitto, non farti sentire, cretino. Che cacchio. Tra l'altro ho preso dei doni molto molto fighi, quindi piano piano li useremo. Infatti sto usando molto il potenziamento del fuoco, perché sembra funzionare bene con questi tipi di nemici. Anche contro di loro. Ahia. Anche se. Porca miseria, sono tosti. Paura che carichi. No, 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 no. No, no, no. No, cosa sto facendo nella mia vita? Oh, cacchio. Adesso sarà tosta riprenderle le fuschie. La cosa è tosta. Allora, alabarda. Ah, però è più lento, è vero. Ma non l'ho ancora padroneggiato. Ah no, manca un culo. Vabbè, direi di farlo. Giusto per. Vabbè, almeno così provo gli altri, perché ho altri doni che sembrano molto interessanti. È quello che mi ispira molto di questo gioco, il fatto della build che puoi fare con i doni, quindi. Tipo ad esempio col fatto del bo, ecco, del buff di fuoco piuttosto che il potenziamento. Poi ne ho un altro tipo che avvelena. L'altro che dovrebbe tipo togliere gli equilibri ai nemici. Cioè, ci sono dei setting molto interessanti. Padroneggiandoli appunto li puoi mischiare. E questa roba qui è molto bella. Quindi per ora abbiamo fatto Prometeo. Dovremmo aver fatto tutto. Perché li sto guardando. Vedi qua adesso abbiamo anche quello del veleno che è fortissimo.
Quello del veleno ha goduria perché gli fa veramente tanti danni. Quello del fuoco, ovviamente, in base al nemico. Veleno sembrano soffrirlo un po' tutti. Cacciatore, cacciatore, cacciatore. Ah, dardo rovente. Ecco, questa è nuova. Questa è nuova. La mettiamo al posto di. Qua, mettiamo il veleno. Per avere un po' di potenziamento, ma è un incantesimo da distanza. Li chiamo incantesimi per la facilità di nome. E ritorniamo di là. Più che altro per la fuschia, poi cambio zona. Cioè, provo a farne un'altra. Ok. Beh, magari però è più sul range questo tipo di incantesimo. Magari funziona bene. Aia! Scazzo di tapiri giganti. Cavoli, poi hanno un'onda d'urto questi piedi che. Buonasera, buonasera, buonasera. Aia! Etto. Bello come lo fa, però, là. Oggi ho fatto un giro che mi stop e Codvino non c'era. No. Ma perché appunto è tanto passato in sordina, quindi non gli interessa neanche venderlo probabilmente. Ormai è già dato se ci sono io che lo porto in live. Ma perché ormai l'avranno fatto tutti a tempo debito, mica peraltro. Però bello come lo lancio. C'è anche la sua versione congelante comunque. Ah, loro si sono attivati perché mi sono avvicinato, mi sa, eh. Ok. Non mi serve neanche provarci più di tanto. Onesto. Sì, comunque. Per ora la cosa è troppo lenta, eh. Anzi, no. Torniamo sulla baionetta un attimo. Io volevo trovare altre baionette. Però, porca miseria, non. Vorrei baionetta 3. Però, vabbè. Quello è un altro discorso. Ah, più che altro visto che c'ho l'incantesimo da cacciatore. Magari, sai. So che siamo ridondanti oggi, però è appunto oggi deve essere un episodio un po' per la giornata che sono abbastanza stanco. So se si nota, oggi è stato molto pesante, quindi un po' provato sia per il caldo, eccetera. Quindi oggi sono un po' più tranquillino da quel punto di vista, ma sto bene, eh. Mi sta dando un problema con la connessione della chat. Ah, ok, ho capito. Quindi oggi volevo fare proprio un episodio un po' più rilassato sul completismo per provare roba, eccetera, proprio per farlo. Solo per dare un feedback. Infatti ho chiesto prima per quello sul fatto della notifica. Non tanto perché mi sono stupito che non c'erano le stesse persone di ieri, non ci fosse quell'assembramento, tra virgolette, in chat. È proprio perché non. Perché di solito dà quel problema, no? E mi stava venendo il dubbio, infatti anche prima Edoardo gliel'ho chiesto. Lui si è collegato appena sono partito con la live, quindi. Cioè, si vedeva tutto, quindi. Visto che ieri anche era crashato il gioco, mi faccio poi problemi, ecco tutto. Ma è una roba mia. Ok. Sì, incantesimi mi piacciono sempre di più comunque da usare. Ferro della regina, ecco, questo è ottimo da farmare, a parte gli scherzi. Serve per potenziare le armi. Non mi ha dato la notifica anche. Ah, ecco, vedi, tipo a te non te l'ha data. Victor invece gliel'ha dato. Così mi stava dicendo. Cacchio, sono lontano. Un po' con One Piece. Ok, buono, buono, sono contento. Com'è andata? Io adesso come episodi sono circa a. No, circa, sono a Sabaudi. Al primo arriva delle Sabaudi. Ok, molto bene. Solo quando fa la scommessa con. Bellissimo quel pezzo. Cioè, nel senso, quello lì è fillerone, però. Per ovvi motivi, però è molto divertente. Foxy fa parte delle leggende, comunque, per me. Con. Con tutti quei pirati un po' fasulli, tipo Buggy, eccetera. Mi divertono un sacco. Sono belli perché rendono varietà, cioè. Ok. Vedi che già cambia. Un po' perché mi trovo bene con la baionetta, c'è da dirlo. A dopo, a dopo. Ok, belli però gli effetti, mi piacciono i suoni e tutto. E infatti ho sentito il suono, per quello ho detto che era fico. Ok. Allora. Penso al lavoro. Ok, va bene. A posto. Allora, eh sì. Dobbiamo cercare di andare comunque di qua. Alla fine io ero morto come un cretino lì. Magari adesso con la baionetta cambia la situa, eh. Ah, perché altro vedo che il fuoco a loro li danneggia tante. Questi tipi di doni fanno molto male. Ma magari è per la prestanza del dono in sé. Quindi magari il dono in sé fa tanto.
Ecco, innanzitutto come ci si arriva qui sopra? Ecco, vedi già queste sono quelle piccole chicche che dobbiamo capire meglio. Ok, approfittiamone. Ah, quello non si è neanche accorto, buono. E magari se faccio così non mi vede. Eh no, mi ha visto lui. Salve. Toh. Ah no, no, fa proprio danno perché sono deboli al fuoco. Madonna, che danno fai? No, era backstab. No, il backstab. Ah, porco. Le possi no. No, con la baionetta mi trovo comunque troppo bene, sia per il range che per la velocità. È il tipo di arma che mi piace. Vorrei trovarne altre, però loro non le droppano, giustamente. Cioè, la svanander dei corrotti qua. No, però ti devi far fare il backstab. So che tu lo fai per caricare l'attacco, però. E cadi. Lo so che è arrivato il compare, però. Io ho bisogno che mi faccia fare il backstab per ripristinare l'incantasma. Ah, cacchio, mi prendi comunque, però. Che range c'hai? Ah, perché non me lo fai fare? A volte il backstab fa un po' di casino, eh? Adesso? No. No, si è spostato. Adesso sì, adesso sì. Non mi dire che mi sta aggrando qualcun altro. No, 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 no. Per l'amor di Dio, quello lì no, perché è troppo forte. No, quello lì è fortissimo. Con la baionetta è il peggior nemico del gioco. Altro che il boss. No, lo so, lo so, lo so che c'è quello dietro. Boom. Perfetto. 12.000. Insomma, io tornerei un po'. Bene, 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 bene. No, perché almeno così abbiamo una rosa più ampia anche degli incantesimi. Perché magari una volta che riaffronteremo un'altra volta il boss, scopriamo magari cosa è debole, no? E quello anche fa parte del nostro testare le cose. Giustamente non lo sappiamo. Mondo nuovo, non sappiamo cosa può essere debole il boss. Magari è debole al fuoco, io non avevo incantesimi di fuoco quando ci ho provato, se non sbaglio. Avevo l'esplosione. No, forse i dardi infuocati li avevo. Però avevo solo quello, quindi si sa mai. Tanto di potenziamenti non ne posso fare granché, quindi l'unica cosa è salire di livello. Torniamo alla base e proviamo ad andare col tipo. Proviamo una roba nuova. Meno così variamo. Allora, vediamo un attimo se posso potenziare qualcosina. Sa perché ho trovato qualche materiale. Ok, le mie no, eh? Vero? Ti piacerebbe. Dalla barra del tramonto sì, la bardica più du sì, la bardica mi piace di più. La barra del tramonto lascio da parte, che sennò spreco troppa roba. Migliora velo di sangue, cosa serve per migliorare il velo? Vediamo un attimo. Ok, questo qua che ho addosso sì. Ah no, ognuno ha il proprio. Al farò della regina. Acciaio. Non so cosa mi conviene fare perché. Ok, proviamo ad andare con lui. Sono solo in visita. Vai alle profondità. Questo è tutto quello che abbiamo. Profondità covo dei morti. Profondità covo dell'oscurità. Cos'è? Tipo un Chalice Dungeon? No, vabbè, vabbè, fa niente, fa niente. Voglio provarlo. Anche se fosse un Chalice Dungeon aiuta a farmare nel caso. Proviamo per pura curiosity. Profondità, covo dei morti. Un'ambientazione totalmente diversa per ora sembra. Aria circostante mappata.
inquietante che è molto silenzioso. 33%. Ok. Mi intriga. Proviamo. Sembra che ti serva chiave di cova dei morti 1 e 2. Ok. Andiamo di qua. Questa è roccia, però ci sono questi tubi. Molto bella, sì, mi intriga. Lì sono delle texture mancanti o c'è il vuoto dietro? No, c'è il vuoto. Poi questi tubi sono delle venature di roccia, ma con dei... Non credo siano tipo minerali che conosciamo noi, quindi lapislazzuli, eccetera, o zaffiri. Buonasera, Idanil, buonasera, ben arrivato. Come va? Ah, sono molto interessanti. Molto bella questa ambientazione, diversa. Perché sembra tipo una miniera come l'altra, ma la colorazione la rende particolare. È figo. Infatti sto andando piano anche perché sto osservando. Buongiorno. Un attimo. Fammi usare le robe. Grazie. Beh, il livello sembra buono. Un po' strano. Guarda, no, non dirlo a me, ti capisco molto bene. Ho la mia stessa situazione, infatti oggi sono molto più soft, tra virgolette, in senso buono, perché semplicemente sono un po' appesantito dalla giornata, un po' stanco, un po' provato. Però sono qui per combattere insieme a voi. Che abbiamo tante cose da scoprire, stiamo provando questa nuova zona. Siamo andati col tizio in moto. Non c'è stata un'animazione né niente, peccato. Mi sarebbe interessato vedere il concetto della moto come veicolo. Però va bene. Ci voleva portare in profondità, apprezzo. Quindi. Ok. Infatti oggi vado con molta più calma e anche per quello il titolo della live. Tra l'altro fateci caso che i titoli delle live hanno sempre comunque un loro significato, eh. Mi piace darli in inglese per quello. Infatti oggi è più un episodio di completismo. Infatti sto accumulando doni, ne sto provando, sto padroneggiando quelli che ho in corso, sto usando armi diverse. Infatti... Ah no, adesso sono con la spada. In realtà volevo usare la cosa che avevo appena potenziato, ma ho dimenticato di metterla. Ok. Cambiamo spada del tramonto con la Bardic più 2, che ho appena migliorato, perché mi sto trovando bene. Piace velocità e range. E in più fa perdere l'equilibrio. Sono con il set da cacciatore. Ok, abbiamo tre strade. Nemico. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ah, è una venatura. No, però non è tecnologia. Sembra. Direi alieno. Non tanto per i colori, ma perché sembra. Giustamente, non essendo del pianeta, mi sembra strano che sia nato dalle viscere della Terra. Capito? In quel senso intendo che. Non sia, cioè, che sia alieno. Perché non sembra venire comunque dal sottosuolo, ecco. Ah, lì ci sono due signori seduti che probabilmente hanno finito la partita a briscola. E si stanno un attimo riposando. Che vagabondo col muso. Vagabondo col muso. Ah, un boss? Ah, tipo Charlie's Dungeon, veramente. Beh, midbo. Bella la musica. Molto bella la musica. Eh sì, ho capito, però se mi dai il tempo di schivare ne possiamo anche chiacchierare. Ma siccome non capiscono che io faccio la live, giustamente. Vabbè, io te li butto tutti, va bene. Oh. Adesso mi faccio anche l'arma avvelenata. Voglio vedere. Ehi, però che danno ti faccio? Non bisogna sottovalutare il range di queste armi, perché sembra che colpiscono vicino e invece un par de balle. Ah, pensavo di fargli perdere l'equilibrio, ma che bella schivata ho fatto. No, no. Non so se soffrono il backstab a questo punto, visto che sono come i nemici normali. Sì, ma allora ti sciotto. Hanno solo contestualizzato l'ambiente, magari. Vai. Però per il resto. Ah, però era un corrotto maggiore. Però.
la fusca ottenuta è normale, non è eccezionale veramente. Ok. È più c'è l'islancio. Oh mio Dio. Corpi morti. Un drop. Chiave cova dei morti. È stato infilzato. Dobbiamo tornare indietro e quindi andare dall'altro lato. Bene. Intrigante. Quanto mi manca? Mi manca ancora tanti. Perché io mi sa che devo fargli fuori con l'incant. Sconfiggi un nemico dalla forza adeguata. Ok. Ok, bello. Mi piace l'idea della mappa comunque. Non so se l'avevo detto. Che almeno mi dà i passi dove sono stato. Che zona mi manca. Quindi la trovo molto utile. Cioè, mi rende meno dispersivo anche il backtracking da fare in live. Ah, però vedi che il danno è diverso. Perché questo dardo qui è più forte. Probabilmente questo più che altro colpisce più nemici l'altro. Perché questo a colpo singolo fa molti danni. L'altro invece è più dispersivo. Ah, mi ha dato un po' di tossicità. Di veleno. Ma te la posso dare anch'io? Vabbè, sarei immune, quindi. Hai gli allerti di donazione attivi? No, però è attiva la donazione comunque se vuoi fare. Sono attivi sempre con PayPal, però no, gli alert no perché essendo la PlayStation non suonano. Semplicemente per quello, perché non ho il computer attivo in questo momento. Perché quando faccio live da Play sono su Play, non ho gli alert. Posso controllare? Controllo un attimo allora. Dammi un attimo che. Magari l'hai fatta? Nel caso ti ringrazio comunque. Però se appunto hai visto il link era attivo, quindi sì. Se nel caso l'hai fatta dovrebbe essere arrivato. No, cacchio, l'ho buttata a caso. Ok. È rimasto anche lui. Ah, cacchio. Sono in tanti qua. No, no, non adesso, non adesso, non adesso. Sì, la sopravvivenza è arrivata. Attendo. No, 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 ci mancherebbe, ma il link è quello, Link è Simulaps Nerd Solitario. Ho proprio cambiato, l'ho cambiato semplicemente perché era attivo con il vecchio nome del canale, per quello non andava. Siccome non l'avevo ritoccato perché giustamente avevo cambiato il nome del canale, ma non avevo lavorato sul cambiare l'indirizzo, però la PayPal è sempre quella che avevamo già da anni. Che è la carta da mia ragazza, semplicemente. Più che altro è per quello. Perché è più comodo per tutti. Quindi comunque. È solo per quello. Però gli alert devo dire che comunque arrivano molto in ritardo. Perché tipo ieri Asmund che si è risubbato per 2 mesi non me l'ha detto su Streamlabs. Mentre invece qua sulla chat mi compare. Ma devo sopravvivere o cosa? Voi avete letto qualcosa se devo sopravvivere? Io non ci sto facendo caso. Io sto combattendo come un pazzo. Perché magari devo sopravvivere. Ma muoio. Altro che sopravvivere. Oh cacchio, mi sa che è una stanza di sopravvivenza perché stanno arrivando. Non c'è uno che devo far fuori in particolare, magari. Perché sono colorati strani. No, 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 è sopravvivenza perché stanno cambiando. Porca. È una mini sfida. Ce l'ho fatta all'ultimo. Allora, controlliamo subito. Allora, no, da qua no, eh. Datemi un attimo. Allora. Arrivo, eh. Mi faccio quella roba là per controllare giustamente. Anche se non credo me lo dia subito, eh. Perché, come dicevo prima, non mi stava dando proprio le ultime robe aggiornate.
Com'era qui la cosa per far vedere gli ultimi avvenimenti? C'era? No, c'era la roba per far vedere gli ultimi avvenimenti direttamente in chat. Allora, se no facciamo Streamlabs. Sto facendo un po' di casino perché con l'app non è semplice. Purtroppo non c'ho tutte le robe a portata di mano. Allora, fammi un attimo ritornare al coso per sicurezza. Infatti adesso si è impallata la chat. Molto bene, molto bene. Allora. No, non arrivo io. Allora, eccoci qua, ritornate al vischio, ricarichiamo, vediamo un attimo, eh. Niente di che, ma un aiuto per farti crescere in anticipo del regalo. Ma veramente? Adesso l'ho letto, ma stai scherzando? Ma grazie. Oh, cavoli, scusate. Sto un attimo incasinando quei tassi. No, 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 figurati, figurati. Stavo vedendo io perché purtroppo vendolo solo da cell, non avendolo da computer. Facevo un po' fatica, cavolo, grazie. Non me lo aspettavo anche perché mi conosci relativamente da poco. No, per dire, ragazzi, siccome non spunti in chat, eccetera, mi ha donato 30 euro. Insomma, grazie. Avessi ripagato uno dei prossimi giochi futuri per le live. Non me l'aspettavo. È arrivata, è arrivata, è arrivata. Perché compare su Streamlabs, ce l'ho qui davanti. Con il messaggio: niente di che, cavoli, è tanto. Ma hanno aiuto per farti crescere in anticipo e anticipo del regalo. Cavolo, grazie. È solo in anticipo come scritto. Beh, ho capito, però porca misera. Mi conosci relativamente da poco, già mi hai preso così tanto in simpatia. Insomma, è importante. Non è una roba da sottovalutare, ecco. Cavolo, che imbarazzo. Non sono abituato. È come, ecco, vedi, Victor, sei contento? È come se, cioè, mi avesse preso Mortal Kombat per la live, sei contento? Porca miseria, che cifrona così dal nulla. Che cifrona. Ma tanto dopo, più avanti in realtà li farò scattare gli alert perché in realtà la play non la streamerò direttamente dalla play ma dal computer. Perché io comunque la game capture, però così in serata faccio fatica a stare con la cam perché vorrei farmi vedere, no? Per poter interagire meglio. Quindi facendo passare tutto tramite computer saranno attivi gli alert, eccetera, come gli streamer professionali. Quindi è una cosa che farò un po' più avanti. Sono già attrezzato, ma adesso mi viene un po' più scomodo, ecco. Poi lo farò e ci saranno gli alert, perché teoricamente a 30 non mi ricordo se avevo creato un alert specifico, ma sotto, come vedi, nelle robe delle donazioni, comprendo le varie cifre, qui succede qualcosa. Quindi ho fatto GIF e suoni particolari, no? Sì, mi dicono anche dalla regia che effettivamente è arrivata anche sulla carta. Ti ringrazio nuovamente. Veramente molto, molto, molto gentile. Apprezzatissimo. Continuerò proprio per persone come te.
Sì, infatti, sai perché? Ma più che altro perché sono un po' più comodo anche come postura, perché utilizzandolo da computer, alla fine vedrei il gioco dal computer, perché la TV è letteralmente dietro, c'è cioè una scrivania, c'è cioè il portatile da cui userei per lo streaming, e poi dietro la TV. Quindi se metto il monitor e il computer per stare dietro alla chat, eccetera, non tengo il gioco sulla TV, come facevo sulla Switch. La Switch la facevo passare direttamente sul monitor del computer. Ed è un po' più scomodo per la mia postura, perché sto un po' più lontano dal microfono, eccetera. Però in realtà dopo vorrei comunque iniziare a provare piano piano, almeno per la cam, per farmi vedere. Più che altro perché comunque ho fatto le live in cui mi facevo vedere, ho fatto l'Anime Night. Quindi è una cosa che farò sicuramente, però, di nuovo, grazie. Cioè, questi qua sono gli incentivi, ecco, diciamo. No, nel senso che ovviamente nessuno è obbligato, però appunto Idanil, diciamo, l'aveva più o meno promesso da ieri, visto che si poteva fare, l'ha fatto ad istinto senza neanche chiedere. Quindi, oltre ad essere apprezzato il fatto che è un incentivo per andare avanti, quindi sicuramente. Allora, detto questo, non possiamo potenziare nient'altro. Allora, le vestigie non le abbiamo trovate, però voglio continuare quella zona perché sembra molto bella. O no? Soprattutto voi cosa ne state pensando del gioco, mi raccomando. Comunque è tutto nuovo. Allora, porca miseria, però quella roba lì si sta livellando pochissimo. Mercurio non credo di avere niente. No, Mercurio non ci serve. Di Hermes avevo qualcosa di nuovo da provare. Sì, il dardo gelido. Però è la stessa cosa di quello di fuoco, quindi niente per ora. Cacciatore, quello che stavo usando prima. Ok, però avevo anche quello dell'indebolimento. Quello lo voglio provare, però forse è questo qua. No. Dov'era allora, Ranger? Ho un dono che attacca. Ah, aspetta. Allora, forza destrezza. Ah, perché ho preso un dono, però non ho letto se è passivo, che dovrebbe indebolire, far perdere l'equilibrio all'avversario, cioè alla creatura che vado a colpire. Però appunto non mi ricordo dov'è. Ah no, eccolo, eccolo. Rende temporaneamente più facile sbilanciare con l'arma che usi, ok. Togliamo questo, mettiamo quello della mossa super figa perché anche c'ho questa. Però con questa non ho le armi, devo usare armi pesanti. Ma sì, ma proviamo, raga. Che ce frega? Ma che ce frega? Ma che c'è morto? Ok, dai. Esploriamo quella zona lì. Fammi vedere che mi dà il teletrasporto. Ok, però vedi che è diversa. È diversa. Dai, sono curioso. Più che altro è una zona molto diversa, anche perché sembra essere tipo i dungeon di Bloodborne. Non so se avete giocato a Bloodborne, però sembrano tipo i dungeon. Perché ho trovato quei nemici che però fatti come boss. Ha pareggiato? Che sfiga. Ah, ok. Questo lo. No, non l'ho padroneggiato. Ok, abbiamo più roba. E andiamo in giro col martellozzo. Non ci ho giocato, ma ho preso. È molto bello Bloodborne. Ah, tu hai giocato effettivamente ai Souls, Idani? Perché non so se te l'ho chiesto. È un po' una prassi passando da questo canale. Perché, come hai visto, sono. Non dico ferrato, però c'è una grande passione dedicata ai Souls e ai generi affini. Quindi. Aia! Oh, Madonna, quello che. Ah, no, è uno che usava l'incantesimo. Ok. No, perché se era. Ok. Sbilancia ad ogni attacco? Beh, uso un cacchio di martello, anche per quello magari aiuta, eh. Però utile. È utile. Sei molto bello, sei che lo devo portare in live, tra l'altro. E tra l'altro non so se avete visto. Idan, tu mi segui su Instagram? Perché consiglio di vedere il video di oggi. Ho postato un piccolo videino. Perché ci sono nuove robe che probabilmente porterei in live, tra cui Ghost of Tsushima, volevo dire quello. Gli altri due sono di flavor miei, cioè NBA e Need for Speed, perché sono serie che appunto ho sempre seguito. Quindi mi interessava per quello. No, non Need for Speed, scusami, Mortal Kombat. Nomi sempre uguali, yes. Tutto è nerd solitario.
Il cocktail procede bene comunque. Poi appena sarà definitivo vi do la ricetta perché appunto sarà usato in un pub. E non vedo l'ora di vedere il nome proprio su un cocktail. Ed è molto buono per l'estate. Grande, Idanil. Perché lì posso tutto, è il modo con cui si può interagire, mi puoi scrivere anche in privato, chiacchieriamo. Ci si conosce meglio, come no? Per quello ci tengo. Perché è lì sto portando anche tanti contenuti. Oggi è uscito, penso, una delle cose più belle che abbia potuto fare su Dark Souls. Ho scritto proprio un racconto dedicato al rifugio dei non morti. Ho presentato la prima zona di Dark Souls, i rifugi dei non morti, ma sotto forma di racconto breve. Essendo io nato più che altro nel web come scrittore. Mi piace molto intessere una narrazione, effettivamente mettermi lì a tavolino e scrivere dei racconti brevi su determinate cose. E quello di oggi, appunto, è un racconto breve sul rifugio non morti. E niente. Era giusto per dirlo. Ah, un altro boss. Ok, oh, l'arma comunque non mi trovo male, eh. Non è così tanto lenta, eh. Pensavo molto peggio, però mi trovo bene. Mi piace l'idea di far perdere equilibrio ai nemici e avere tutta questa roba da tank. Io ho puntato sempre più che altro su destrezza e volontà, però cavoli, non è niente male. Aspetta. Ah, sei tu, ah, perché c'hai nome e cognome che ho visto anche tramite la donazione, però ovviamente non l'ho detto per rispetto e per privacy, ovviamente. Ti rifollow anch'io, così. Perfetto. Mi raccomando, vatti a vedere le robe allora, Idanil. Che così ti vedi i post, ti vedi i progetti che sto portando e tutto il resto, che sono molto importanti. Ah, le crocette lì bianche allora sono gli oggetti. Cacchio, io non l'avevo capito fino adesso. Beh, vedi come si imparano le cose in live. Non avevo capito che quello lì fosse l'oggetto. Cioè, compaiono proprio la roba degli oggetti da trovare. Con la X bianca. Noi abbiamo trovato la chiave e possiamo tornare indietro. Un po' scomoda. Cioè, scomoda. Pensavo che la chiave fosse la ricompensa dopo il boss. Perché sicuro se entro in quella stanza c'è il boss. Solo che appunto. Ok. Bene, ormai siamo già anche al 29. Penso che qui, quasi livello 30, direi che è un cap abbastanza buono. Ok. Che il signorino si faccia sotto un'altra volta. Sono più che preparato. Beh, non li tolgo tanto, però la perdita di equilibrio è sicuramente incisiva. Questo aiuta molto contro questi nemici, eh. Beh, subisco anche meno danni, eh. Adesso. Però lo devo colpire. Ok. Beh, finché sono così, va più che bene. Oh. Infatti, guardando il video su Amazon. Ah, è anche un. Eh sì, perché purtroppo mi si è aperto il dito. Questo qui lo sto portando da 4 giorni. Eh sì, il medio è abbastanza leso in questa settimana. Perché mi si è aperto, perché ho aiutato un attimo a scaricare una roba e mi si è aperto proprio il dito e si sta formando piano piano una cicatrice. Mi si è aperto proprio profondamente e quindi sto portando il cerotto da qualche giorno. Dall'inizio della settimana, anzi no, che da sabato che ce l'ho, altro che. Uno già giovedì, domani, figurati. Ok. Ok. Posso dire? Consulente. Non posso dire di cosa nello specifico perché è per privacy. Aia. Aia. Ok. E poi in parte web creator, ovviamente. Da anni. Deve farlo scrittore anche, però vabbè. Ok, io proverei il boss. Sì, il genere è quello comunque. Giacca e cravatta, mettiamola così. Allora, abbiamo un po' di roba qua da testare. Siamo davanti a un boss. Non so come andrà. Mentre inizi più asciugamento degli attacchi con arma. Ah, però non so se è utile questo qua, eh. Attacchi prosciuganti. Non è che l'ho capito molto bene l'attacco prosciugante, onestamente. Eh? Ah, forse l'attacco caricato. Magari è quello.
Non ci ho fatto caso. Vabbè, fa niente. Dovrei usare di più. Sì, adesso andiamo con questo boss che però penso sia un boss relativamente piccolo, perché se è come quello di prima, penso che sia. Aumenta il vigore massimo, ok. Aumenta l'efficacia dei doni ombra mentre si è concentrati. È già meno utile, dai, proviamo. Uno meglio dell'altro. Mi piace anche a me, sai. Ma anche tutto il concept dell'arma. I doni. Cioè, il fatto che ci sono i doni mi piace. Cioè, perché sono doni proprio esclusivi dell'arma. Quindi non spari l'incantesimo da distanza bassa. Cioè, mi piace come sono proprio creati. Esteticamente e proprio di utilizzo. Sono molto belli. Infatti, il combattimento a me sta piacendo veramente tanto. Non ve lo nascondo. Non faccio i paragoni con Souls perché non c'entrano niente. Però, cazzo, mi piace veramente tanto da giocare. In mano, per quanto mi rifaccia le zone, eccetera, fa niente, ma mi piace proprio. Cioè, è proprio un tipo di gioco che mi piace. Schiavo umiliato. Ci baffiamo un attimo. Oh, vedi la difesa. Cosa serve? E muori. Beh, era abbastanza normale questo qua, l'avevo capito. Questi sono tipo i Chalice Dungeon, però bisogna vedere effettivamente se c'è un'esplorazione a una profondità maggiore di volta in volta. Perché per ora non sembra. Infatti adesso vado ad aprire la porta e magari scendo un livello più basso. Non lo so, non lo so, però mi intriga molto. L'ultimo dono che hai? Che abilità? Aspetta, dove? Sulla ruota qui dell'R2? Dimmi, ecco, te lo sto facendo. Dimmi che tasso è. Così ti spiego. Ok. Adesso sono comunque nel Berserker, quindi sono un po' più tank, faccio dei danni, perdita equilibrio, eccetera. Ok. Non dono. Allora cosa? Saliamo di livello. Non si può. Siamo arrivati a un punto in cui servono 5.000 di foschia. Bene, bene, bene. Usiamo le chiavi e entriamo. L'altro nome non ti viene in mente. Il codice. Questi qua sono le passive. Doni. Non so come aiutarti. Solo ti viene a te, figurati a me che ancora ci sto prendendo la mano. Eh sì, col Berserker qui il martello fa 4,25. Ah, il codice? Allora, abbiamo il combattente, il ranger occultista, che sono quelli basi con cui si inizia. Berserker, primo boss fatto. Prometeo, deriva da Luis, dopo che appunto lì si parla diverse volte. Cacciatore, era un amico di Luis, a quanto pare che si ottiene però nella zona, quella tipo città desertica. La seconda praticamente. Mercurio e Coco, la tizia che vende, la mercante con cui si parla. E questo qui è Hermes, Davis, il tizio con la moto, che parlandoci dopo aver affrontato penso il primo o secondo boss te lo dà. Perché ho scoperto che gli NPC evolvono in base a come vai avanti nel gioco, anche un pelo giustamente. A quanto pare Davis penso mi abbia dato il suo codice sanguigno dopo aver affrontato la tizia con la farfalla. Perché prima parlandoci non mi diceva niente. Dopo sì, a quanto pare. Penso, eh. Oh, sembra un altro cacciatore. Ah no, è il prigioniero dell'abisso. Dark Souls. Artorias. Ma magari. Quindi diciamo che si evolvono così gli NPC. E sembra essere una cosa molto bella. Eh sì, questo non perde equilibrio, però. Vieni qua. Da lui possiamo ottenere un codice, secondo me. Ho questa sensazione. Ma non gli tolgo niente. Vabbè, neanche lui mi fa tanto danno, eh. Volevo fare il. Ho paura che questo si trasformi tipo Oliver, eh. Perché gli sto facendo pochissimo. Bella questa mossa, bellissima. Però. Combattimento comunque interessante. Ecco, lo sapevo io, non dovevo dirlo. Ah, e questo è come Oliver. È la stessa identica cosa di Oliver. Oliver era così, ragazzi. Praticamente uguale. Cioè, si trasformava in una creatura così, quindi.
Col fatto che è abbastanza simile, non so se otterremo il coso da lui. Andiamo di baionetta perché è un pelo più veloce. Perdita di equilibrio. Ok. No, gli incantesimi no! Non ho visto che era già sceso a quel tot di vita per iniziare a usarli. Bellissimo però. Perde un po' di frame, eh. Stamina, mina. Ok. Devo stare attento con la vita, perché per quanto sembra molto scemotto, cacchio si fa danno. Quindi devo stare comunque attento. Questo comunque è il primo boss, ragazzi, così effettivamente chi non l'ha visto dall'inizio della run, diciamo, state vedendo praticamente il primo boss affrontato nel gioco. Che era Oliver, che era questo ragazzo che comunque ci aiuta all'inizio del gioco proprio. E poi si trasforma, diventa lui stesso corrotto dal sangue e si trasforma in questa creatura. Stesso moveset, stesse movenze e tutto. Infatti per quello ho detto... Quando ho visto Prigioniera dell'Abisso ho pensato fosse lui. L'ho battuto. E abbiamo ottenuto delle cose. Però più che altro ho fatto padroneggiamento, ma non è che ho fatto qualcosa in più. Eh sì. Ho fatto padronanza dei doni. Quindi possiamo switchare. Adesso vediamo se dobbiamo provare qualcosa. Se abbiamo il dardo gelido qua. Beh, effettivamente questa ancora non l'abbiamo usata. Quindi direi di mettere al posto dell'ira degli dei qua. Ok. Molto bene. Sì, 4000, infatti, vedi, non ha dato neanche talmente tanto per salire di livello. Però la zona così è completata teoricamente. Perché se io vado a guardare la mappa è completa. Cioè, era semplicemente un livello, diciamo. Però respawna lui. Ti converrebbe metterle anche nel ramo sotto? Ah, sì, dici qua? Sì, più che altro per ora sto usando per... È vero, questo è molto utile per la varietà, ma per ora sto usando solo questo. Più che altro perché appunto, vedi, queste due le devo ancora livellare. Quindi non uso talmente tanti incantesimi per non incasinarmi coi tassi. Quindi lo posso riaffrontare. Ah, è un Chalice Dungeon allora, appunto, come dicevo. Ok. Però subisce quasi meno danni. Cioè, più che altro quello è molto utile quando veramente devi fare delle robe grosse. Invece per ora non ne ho bisogno più che altro perché tanto mi serve appunto livellare un paio di roba alla volta e basta. Sì, è che contro di lui giustamente sto usando il suo codice sanguigno, per quello che non gli faccio danno. Perché lui è resistente a questi attacchi. Ah, oh, non posso usare questo. Però posso usare questo. In realtà io in run posso cambiarlo. Ok. Andiamo col mio Prometeo. Ah, vedi che cambia. Ok.
È sempre tipo Attacco di Giganti, la colonna sonora. Ah, giusto, ho finito le robe. Peccato, ho finito. Ok, adesso si sta ricaricando. Beh, visto che bei danni che li facciamo da distanza. Questa è la build che usiamo solitamente, quindi c'è un altro livello. Però è interessante che te lo fanno comunque riaffrontare. Anche solo per farmare. Battuta all'ultimo. Ferro della regina attivatore. Mi dà solo 800, cavoli, neanche un nemico base. Ok, proviamo l'altro livello a sto punto. Tanto oggi va così, è giusto per fare roba opzionale. Anzi, sono anche già le 11:20. Quindi proviamo ad andare nel livello ancora dopo. In cui Davis ci poteva far andare. E poi vediamo un attimo, vediamo quanto è lungo, eccetera. Continuiamo ancora un pochino, perché comunque abbiamo già fatto un'ora e mezza. Però intensa comunque, devo dire. Abbiamo scoperto comunque roba, abbiamo potenziato, stiamo padroneggiando tutti i doni, abbiamo affrontato una nuova zona, quindi comunque un po' di roba l'abbiamo tirata fuori anche stasera. Questo è l'importante. L'importante è cercare di non impantanarsi, perché se si impantana in questi giochi qua, purtroppo ti fanno perdere la voglia, l'interesse e lo perdete anche voi nel guardarlo. Quindi comunque robe importanti l'abbiamo fatta. Cambierò anche l'arma, adesso il martello non ci serve più. Perché comunque è abbastanza pesantuccio da usare. E andiamo nell'altra zona. Infatti non possiamo neanche usarlo. E useremo la nostra bardiche. Ok. Vai alle profondità. Oh, vedi che te lo dà completo. Al 100%. Molto bene. Andiamo a quello covo dell'oscurità. Magari con nemici più forti. Vediamo un attimo. Magari qualche boss. Interessante, interessante. Ah, ma mi stavo strozzando con l'acqua. Ah, ma mi ho rischiato un po'. Bello. Profondità. Ah, quindi sono abbastanza, non dico monotematiche, però sì, la tematica è questo, perché siamo nelle profondità. Quindi la tematica delle profondità è questa, diciamo, come struttura estetica. Però magari il resto può cambiare. Ok, interessante comunque. Un altro modo vedere il gioco. Le strade anche più sembrano le stesse, però magari sono un po' più difficili. In più ci sono questi piccoli barili che non c'erano nell'altra, se non sbaglio. Quindi già è una roba un pelo diverso. Ok, interessante. Vediamo un attimo com'è l'approccio qui. Vediamo se è proprio paro paro o cambiano anche magari i nemici. Perché sarebbe interessanti magari sbloccare nemici qua all'interno delle profondità. Non avere gli stessi che incontriamo normalmente nel gioco. Ok. Per ora siamo nel classico. Abbiamo un forziere con schegge perdute che tra l'altro. Ah, non l'ho aperto, scusate. Baionetta divorazione! Cacchio, abbiamo trovato già una nuova arma. Ragazzi, ottimo, abbiamo trovato una nuova arma. Ma è fortissima! Cavolo! Finalmente ho trovato una nuova. Prima dicevo che mi lamentavo della baionetta e l'ho trovata. Vediamo se la descrizione è diversa. È diversa. E tra l'altro sembra avere anche un elemento attivo. Perché quella roba lì mi sembra un elemento. Fammi vedere la differenza. Cosa mette? Cosa mette? Non sembra. La uso sì, anche perché è molto più forte. Appunto, si adatta alla nostra build destrezza. Guarda, A di destrezza e B più di volontà. Però non. Ha tipo di attacco schiacciante e perforante. Però non lo so. Proviamo a leggere la descrizione. Magari ci spiega. Una baionetta con lama seghettata. Prodotta in massa dal governo improvvisorio. Il grilletto perdoni può sparare colpi a breve distanza che ricoprono un'area intera. Ok. Molti redditivi non hanno un addestramento ufficiale con le armi. Perciò fu progettata per essere efficace anche in mani inesperte. Però quello lì mi sembra un simile. Ok, vediamo quanto esteticamente diversa. Facciamo un paragone. Allora, esteticamente mi piace un po' di più questa. Perché questa sembra proprio militaresca, no? Il modo con cui è fatto il calcio e il design.
Perché giustamente quella è dei corrotti, quindi c'ha anche tutto lo schifo. Eh sì, ho sentito la risata di Gecko Moria. Ehi, sì, mamma mia, mi ci fa pensare. Anche questa, ascia pesante fortificazione, non l'avevo letto, è vero. Un'arma inastata. Esiste come parola italiana, non la conosco, eh. Prodotta dal governo provvisorio, la sua lama spessa non è fatta per attacchi di precisione, ma è adatta a quelli squarcianti. Ideata per eliminare i corrotti giganti, la mancanza di strumenti nel mondo ostile di Vayne. Vayne è un luogo. L'ha resa un'arma per demolire vecchi edifici e per eliminare la vegetazione. Molto interessante. Buonasera, Nick. Buonasera. Come va? Però, cavoli, questo tipo, quel simbolo lì, a me sembra tipo un'infusione di qualcosa, però non sembra. A me sembra che è come se ave... No, indice prosciugamento. Sembra... Non lo so, non lo so, non lo so. Però mi sembra come se avesse un incantesimo dentro. Beh, è un'ascia. Quindi fa l'ascia, giustamente. Abbastanza bene, Nick. Oggi un po' più stanchino, un po' più provato. Ma va bene, siamo comunque qua a combattere. Si preoccupi. Allora, molto bene. Allora, facciamo un po'. Ah, vedi che i nemici cambiano. Vedi che i nemici cambiano. Ok. Lo rende interessante, però il dungeon è relativamente breve. Se è come quello di prima, il boss può essere rifatto più volte per farmare, però da poco. Però è interessante questa zona. Mi piace più che altro perché abbiamo trovato roba nuova. Adesso usiamo anche la baionetta. Ecco, qua sicuramente c'è il boss. Eccolo lì, guarda, guarda che ti aspetta. È palesemente zona da boss. Ok, andiamo indietro. Andiamo dall'altro lato. Esploriamo, cerchiamo di fare questa zona. E poi al massimo lo continuiamo domani. Come al solito, ragazzi. L'importante è rimanere costanti, provarci sempre e continuare ad andare dritto. Giusto? Più che altro perché mi sta prendendo molto. E penso anche a voi a questo punto. Immaginavo che questo si alzasse. Anche sto scemo. Appunto. Ok, la difficoltà dei nemici è quella più o meno iniziale, quella della città. La seconda ambientazione che abbiamo visto la parte iniziale, quella dove eravamo ancora parte della spedizione, poi abbiamo visto la città quella distrutta e poi abbiamo visto le trincee. Diciamo che queste sono le ambientazioni che abbiamo esplorato per ora insieme. Toh, beccati questa fiammata. Bellissimo come lo lancia. Mi piace veramente tanto a livello stilistico come fa le cose. Cioè, è proprio bello da vedere. Ok, molto bene. Anche la varietà di doni comunque. E poi tra l'altro appunto la possibilità di avere tutti quegli slot è comunque molto utile. Soprattutto in inficito. Perché non c'è uno che ti utilizza determinati slot. Ti utilizza un determinato decore e va bene, ha senso. Ma non è che un dono utilizza due slot. Questo comunque è bello. Chiave covo dell'oscurità. Giustamente. Ok, di là abbiamo il boss. Io tornerei indietro al vischio. Perché penso di salire di livello e voglio evitare di sprecare roba. Le armi qui potrebbero essere molto utili per la nostra build. Perché comunque l'ascia ci serve un'arma pesante, no? Per alternare. E poi siamo comunque. Sì, bene o male in Fastral ci siamo, dai. No? Quanto siamo di... Il peso non lo vedo da qua, credo. No, più che altro per vedere l'altra parte. Per sbloccare entrambe le strade per arrivare al boss. Livello 30. Ok, vediamo. Allora, velo di sangue. Arma 1, arma 2. Icore 30. Mobilità base normale. Ok, quindi sarebbe quello il roll, diciamo. Allora, noi abbiamo esplorato solo quella parte lì. Di qua abbiamo già una delle due chiavi. Andiamo dalla parte opposta. Perché sembra che non ci siamo andati. Almeno così dice la mappa. E quella è la cosa anche fondamentale a cui stavo pensando anche oggi per conto mio. Il fatto di comunque fare del backtracking, ma non pesante, noioso, dove non sai dove andare a parare. Qui più o meno sai dove andare perché hai proprio una mappa che ti dice: guarda, tu sei già stato da queste parti. Questa la trovo veramente una cosa eccezionale da questo punto di vista del gioco. Cioè, anche in Dark Souls sarebbe bello perché effettivamente quando magari ti infili in determinate zone che magari non hai voglia di esplorare, poi alla fine le lasci. Quello secondo me è anche un peccato che sarebbe da portare magari su Elden Ring, magari non una mappa così tanto vecchio stile proprio inquadrata là. Però
Però un qualcosa che ti faccia dire, ok, sei già passato di qua, comunque ci sei stato in un modo o nell'altro. Perché se no, purtroppo ti rifai delle zone e non trovi mai la strada nuova. È vero, certo, è anche basato sulla lore, quindi sul fatto che comunque non sai niente del mondo. Ma anche su Code Vein non sappiamo niente del mondo, però abbiamo una mappa. Cioè, ha comunque senso. Poi ditemi cosa ne pensate anche voi, anche di Elden Ring in generale, perché ho fatto la storia apposta su Instagram, però non ho ricevuto ancora dei grandi pareri, cioè non ho avuto pareri su di cosa la gente che mi segue pensa di Elden Ring, se magari lo aspetta, se lo preordinerà, eccetera. Vorrei appunto parlare anche di quello, ecco. Ferro della regina, perfetto. Il materiale per fare le armi è importantissimo per noi. Con questi shot, ok. Abbiamo più o meno capito. Questi base muoiono. Io questa armatura la vorrei. Lui è molto bello. A prenotare oggi, sì? Io ancora no, perché non. Cioè, in realtà voglio aspettare la 5. Perché non mi piacerebbe giocarlo sulla 4, eh. Gennaio è troppo lontano. Azz, sono d'accordo. Quello lo giochiamo insieme nel caso che riesco a prendere la 5. Mi piacerebbe condividerlo veramente tanto con voi. E portare in live anche con altre persone. Mi piacerebbe tanto. Perché penso che sia una roba proprio funzionale per il genere. Forse questo non sale di livello perché non faccio fuori i nemici giusti. Però in realtà sta salendo, però ci vuole tanto. Forse ci vuole solo un po', o magari devo abbattere nemici più forti. Una cosa che ho notato è che tipo non c'è uno spezzaguardia. Vedi che gli sto girando intorno apposta? Perché è l'unico modo per colpirlo, ma non ho uno spezzaguardia. Questa cosa qui ho anche notato. In realtà lo spezzaguardia potrebbe essere questo, quello dell'attacco caricato per succhiare liquore. Però, a parte che ci mette tantissimo. Perché appunto, vedi, se premo X non succede niente, devo tenere premuto. Quindi è scomodo, devi caricarlo al massimo. E non c'è uno spezzaguardia. Il perdi è troppo complesso. Cioè, è troppo lenta l'animazione. Però non c'è lo spezzaguardia, è una cosa che non mi piace. Grazie mille, Iden, ancora. Buonanotte. E allora ci sentiamo domani. E beh, grazie ancora per la donazione gigante, davvero. Non ho mai ricevuto donazioni così grosse, per davvero. Mai avute così grosse in live. Grazie. Perché vedi, purtroppo non c'è neanche l'attacco in salto o l'attacco muovendo il pad in avanti. Non c'è. Questa è una cosa che un po' così così per alcuni aspetti, eh. Niente di che, però. Ok, proviamo. Ah, solo se compare la scritta, compare effettivamente la possibilità di targettare il nemico. Questo è interessante per il boss. Prima no, finché non compare la scritta non puoi effettivamente affrontare il boss. È come se ti stesse accogliendo nella sua stanza. Ok, adesso siamo solo io e te, caro. Tanto subisci il backstab, mi pare, no? Vieni qua. Dammi un po' di potere. Oh, vieni qua. Molto bene. Sto notando anche che non stanno succedendo tanti glitch grafici o bug. Sono delle cose comunque che tengo nella mia testa, eh. E piano piano di racconto, perché comunque siamo in blindrun. Devo dire che anche queste cose qui non stanno capitando. Glitch, bug grafici, qualche movimento così repentino, anche perché non c'è il ragdoll dei nemici, o comunque i corpi non rimangono e scompaiono. Però appunto non ci sono particolari problematiche legate al gioco, quindi non sto avendo grandi problemi. Caricamenti sono anche più lunghi, più veloci di quelli di Bloodborne, quindi voglio dire 1008. Non ci ho fatto molta fuschia. Però che brutto dire fuschia per come se fossero anime, chi, insomma. Non l'ho capito molto bene il concetto della fuschia, una cosa che mi interessa. Beh, bene o male la struttura però è simile, ma solo questi barili cambiano un po' l'ambientazione, ma abbastanza similare come
come appunto come ambientazione, eh. Questo un po'. Ah, cacchio, non lo sapevo. Ah, è la sfida questa qui. È la resistenza. Oh, porca, non lo sapevo. Vabbè, ci proviamo. Oh, buoni. Vi avveleno tutti, vi avveleno. Tanto mi sa che devo riempire quella roba lì per fare entrare il veleno. Però se io non vedo, cuore non piange. Era così, tipo. Cacchio. Sono un po' più forti. E questo va bene. Aiaiaiaiaiaia. Però non fanno eccessivamente tanto danno da spaventarmi. Ok. Ok, cambiamo arma. Che mi sa che sia un po' più utile. Ah, ecco qua. Quando si usano le asce. Ecco, quale è il moveset delle asce? Mi piace. Invece in Dark Souls proprio non lo sopporto. In realtà neanche delle mazze mi piace. Sono gli spadoni, ma. O le katane, ovviamente. Dico ovviamente perché ho sempre fatto le run katana anche in live, quindi la gente ormai dovrebbe conoscermi da quel punto di vista. Ho sempre fatto personaggi filo orientali. Dei parenti di Shiva dell'Est, per intenderci. Ok. Sono parato in tempo, molto bene. Porca miseria, queste qua di sfida mi intrippano. È che sono veramente difficili. Sì, ma perché penso per ora, eh. Guarda che se comunque ti guardavi la live il primo giorno, i nemici erano solo loro, eh. Fai conto che questi qua sono arrivati un pochino dopo. Vedi anche questo qui che è incappucciato è ancora più forte. Il tizio che spara con la baionetta. Le creature tipo quelli di Ringed City. In realtà la sua varietà c'è, perché io almeno 6-7 nemici diversi comunque li conto. Fai conto che nella prima zona erano tutti corrotti base, eh. Invece quindi un po' di varietà c'è, e va bene, perché comunque abbiamo fatto 3 zone. Quindi no, ma ci mancherebbe. Lo dicevo per te perché magari ti sei perso la parte iniziale. Quindi diciamo non... Tra i nemici che hai visto non sai bene quali sono i primi che affronti nel gioco. Quindi era proprio per spiegartelo a te, diciamo. Semplicemente per dirtelo. Peccato. Beh, si è fatta comunque una certa. E sono anche abbastanza provato della giornata. Però abbiamo comunque fatto, devo dire che mi piace l'idea anche di queste nuove armi. Purtroppo per recuperarle penso di rientrare nella stanza e di riaffrontarli. Quindi direi di fermarci qua comunque a un buon punto. Abbiamo padroneggiato tanta roba oggi. Il Prometeo lo siamo, anzi il cacciatore e il Prometeo li abbiamo livellati parecchio. Tanto che sono diventati i principali. Anzi l'occultista ormai lo lascerei da parte perché da solo senno in più oggettivamente. Mentre invece tra cacciatore e Prometeo sono quelli che abbiamo livellato di più, di cui abbiamo i doni anche più importanti, sia per l'attacco a distanza, sia per potenziarci e indebolire gli avversari a quanto pare. Quindi direi che abbiamo fatto anche delle robe importanti, anche se sembrava un episodio un po' di sacco e di completismo. Però ogni episodio è importante viverlo insieme. La forza della community è la cosa che ci fa andare avanti ed è la cosa più bella per me. Quindi, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione di questa sera. Ci siamo comunque divertiti, abbiamo tirato fuori comunque sempre altre piccole perle di Cold Vein, soprattutto per le abilità. Abbiamo comunque visto delle varietà e un'ambientazione nuova, a quanto pare più dungeon crawler classico tramite Davis, che sembra essere proprio un Chalice Dungeon, quindi molto interessante. Vediamo se magari ne sblocca altri con altri dialoghi. Quindi detto questo io vi ringrazio, vi auguro comunque una buona notte, grazie a tutti quelli che sono passati, grazie ancora per la donazione di Idanil, che comunque anche se è andato lo voglio ringraziare, perché insomma donare così subito 30 euro è roba bella, ti ci fa mettere di impegno di più.
E soprattutto, mi raccomando, seguiti i post di Instagram perché poi usciranno sempre cose nuove e cose fiche. E spero che abbiate comunque letto il racconto sul rifugio dei non morti del primo Dark Souls. Mi raccomando, e guardatevi anche il video. Ci sentiamo appunto domani. See you soon.